Allora ragazzi, finalmente siamo in live. Allora ragazzi, aspettate un attimo. Ok, siamo in live. Allora ragazzi, direi non perdiamo tempo e continuiamo la nostra partita. Allora, dal titolo io ho scritto stealth o no? Perché ragazzi, il gioco, diciamo, si può fare anche con lo stealth, secondo me. Però in certe fasi è un po' più complicato. Vabbè, sicuramente ci saranno delle meccaniche che ti permettono di fare tutto in modo stealth, però io non ci riesco proprio. Poi ragazzi, ho anche l'acqua qui, quindi nel caso sto morendo, bevo, anzi inizio già a bere. Ok, raga, già non vedo nulla. Già non vedo nulla, e non scherzo. Perché c'ho il... C'ho troppo riflesso della TV, ragazzi. Veramente non vedo niente. Allora, innanzitutto vediamo cosa bisogna fare. Allora, numero 2. Numero 2, quindi possiamo andare anche dietro, scusate, ho sbaglio. Sì. Il problema è che io non riesco a vedere assolutamente niente. No, raga, ve lo giuro su Dio, non riesco a vedere niente, infatti. No, aspetta, numero 2, che cos'è l'obiettivo numero 2? Cattura Alejandro Vargas, quindi bisogna catturarlo, ok. Salve il reporter, elimina Phil Manson. Ok, quindi non possiamo andare, ecco, dobbiamo forse andare di qua. Purtroppo però io non riesco a vedere assolutamente nulla. Cioè vedo qualcosina, giusto qualche luce, hit dinner di là. Allora. E non so se loro si... No, beh, non dovrebbero insospettirsi. Però innanzitutto bisogna capire dove dobbiamo entrare. Vabbè, presumo in questa... In questo edificio. Però non so se posso entrare. Vediamo. Infatti. Niente, la tipa ci ha visto forse. No, non so perché, ma non ci ha visto. No, invece ci ha visto. Bene, ricominciamo. Però è strano perché, boh, che credo sia questo. No, raga, mi sa che devo abbassare ancora di più perché veramente non riesco a vedere nulla. Aspettare. Ok. Ora bene o male qualcosina. Sì, qualcosina ora riesco a vederlo meglio allora. Sì, ora decisamente riesco a vedere meglio. Allora, io riprovo. Il problema è che la tizia vede. Però dice che è girata. Mi sa che mi vede. No, non l'ho visto. Che culo. Non so com'è possibile, ma non mi ha visto. Chi è che mi sta vedendo? Scusate. Vabbè, cambiamo vestiti. Tanto, cioè, non dovrebbe vedermi perché comunque sto nascosto. Infatti, ok, ci sono riuscito. Però raga, il problema è che più salvataggi facciamo, peggio è. È con i salvataggi che è crashata, come ho capito, perché ho rivisto le live e di solito me lo fa proprio con i salvataggi, quindi cerco di evitare. Apriamo la porta. Minchia, mamma mia, frame rate a 20, mi sa. Oppure di meno. Allora, innanzitutto dobbiamo... lui. Aspettate, eh. No, elimina, quindi dobbiamo per forza ammazzarlo. Poi cos'altro? Vabbè, io direi facciamo tutto e poi scappiamo. Allora, questo è il secondo piano. No, primo piano, secondo piano. Allora, primo piano, sinistra, poi destra. Ok, allora sinistra, quindi dovrebbe essere di qua. Poi destra, dovrebbe trovarsi di qua.
qua. Sì. Io qui direi iniziamo a salvare, perché vabbè, qui bisogna salvare, perché comunque siamo arrivati un po'. Sperando che non crashi. Ok. Però devo capire cosa bisogna fare qui. È il numero 1, quindi fatemi fare un controllino. Numero 1, salva il reporter. Vediamo. Guardiamo. Ah, è lì. Proviamo. Allora. Beh, questo è facile. Però sono parecchie. No. No, no. Questa? No. Ma. È questa, questa. Questa, beh, c'ha il mezzo che. Questo. Manca l'ultimo. Una cosa veloce, ti prego. Eccolo, vai. Ok. Si è chiusa da sola, vabbè. Mi sa che è morto, salva, si è morto. Allora, però il primo già l'abbiamo fatto, quindi molto molto alla veloce. Poi, quale dobbiamo fare? Quello del... No. Aspettate, non mi trovo. Secondo piano. Secondo piano, ok. Nu obiettivo numero uno, però bisogna capire un attimo come si va al... Bisogna capire come si va al primo piano. Io penso tramite le scale lì. Sì, qui. Quindi sinistra. No, dritto a destra. Dritto a destra. Destra, devo dire. È qui. Ecco qua. Qui si sale. Ok. Fatemi vedere qui dove bisogna andare. Dritto a sinistra. Però bisogna capire anche cosa dobbiamo fare. Obiettivo numero 1, cattura. Raga, ma questo bisogna catturarlo. È un po' complicato. Aspettate. Dritto sinistra. Raga, ma come lo catturo? Minchia. No, non è di qua. No, ho sbagliato, infatti, non è di qua. È di qua. Non è che è lui? Sì, è lui. Ahia. Allora, io direi salviamo di nuovo. Perché. Ma comunque raga, mamma mia, ho mangiato tantissimo. Ho mangiato tre hamburger del Mac, patatine. Mamma mia. Il gelato. Mamma mia, sto schiattando. Il problema è che sono troppo visto. Se mi metto qua che succede? Non posso sedere, giusto? Dovrei farcela, eh. Però è cattura, non so se funziona così, vediamo. Ora il corpo, mi sa che lo dobbiamo portare giù. Sì, e dobbiamo eliminare il tizio. Allora, innanzitutto trasportare lui in macchina. Però bisogna capire come trasportarlo. Allora, le scale. Cazzo, le scale dove sono ora? Le scale sono di là, quindi bisogna eliminare innanzitutto lui. Vabbè, è stato semplice perché comunque non c'è nessuno. E comunque ho messo in modalità normale perché secondo me facile è troppo stupido. difficile, secondo me è già complicato, quindi salviamo di nuovo. E meno male che ho detto che farò pochi salvataggi. Vabbè, raga, nel caso faccio più live, non importa. Solleva il corpo. E ora bisogna capire un po' come portarlo fuori. Che non è per niente semplice. Innanzitutto le scale. Dobbiamo scendere. Ora qui c'è qualcuno? No, però qua dietro sì. Però
Bene, non dobbiamo andare di qua, dobbiamo andare di qua. No, raga, sarà veramente complicato. Non c'è un'uscita. No, bisogna forse uscire dal club, è quello il problema. Allora, io il corpo onestamente lo metterei un attimo in questa stanza qui. Qui non dovrebbe entrare nessuno. Chiudo la porta. Apro questa. Dobbiamo iniziare ad ammazzare qualcuno. Allora, vediamo un po'. Qui non so se c'è gente. Sembra di no. No, c'è uno, ok. Raga, qua dobbiamo andare per forza stealth. What's the matter now? Potremmo anche spararli, però. Oh, what's the matter now? È proprio lui il cantante. Aspetta, 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 aspetta. Stava per entrare. Aspetta, aspetta. Vediamo se viene. Oh, raga, se entra. No, se n'è andato. La cosa bella, se n'è andato proprio in sincro con l'altro. Complicato, raga. Non voglio far saltare tutta la copertura, onestamente. Però è un peccato perché. Tornato di nuovo lì. Vabbè. Ok, buono, buonissimo. Buono, 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 buono. Potrei lasciarlo anche a terra, non tosti cazzi. Ok. C'è un altro qui. C'è un altro. Aspetta, ma io ho la pistola silenziatura, raga. Non mi segna per quale. Eccola qua. Ok, l'ho ucciso. Ok. Ricarico. No, non posso ricaricare. Vabbè, giusto, sono pochi colpi. Aspettate. Fatemi fare, fatemi fare. Eccolo qui di nuovo. Buonissimo. Si è fermato. Buono, buono. No, è andato di qua. Vabbè, no, no, in realtà è buono, è buono, è buono che è andato di qua. È buono che è andato di qua. Ecco perché è buono. Sperando non arrivi nessuno, perché sennò diventa un problema. Abiti da. No, vabbè, non mi interessa. Chiudi. Fatemi vedere un attimo dov'è il tizio. Qua già abbiamo fatto un bel po' di macello. Vediamo sulla mappa. Musicista, scusate. Sta lì, allora. Ora sarà abbastanza semplice. Più che altro il problema è che il musicista non torna. Fatemi vedere un attimo una cosa. Sono tanti, raga. Mamma mia, sono troppi. Ma che sta succedendo? Aia, sono stati allertati. Minchia, ma quanti ne sono? Ma immaginate una granata qui, minchia. Dov'è il musicista? Eccolo, quello, madò, c'ho pure la pistola. Il problema è che. No, vabbè, raga, ma è impossibile, guardate qua. Però dai, l'IA non è proprio stupidissima, dai. Cioè, comunque sono venuti tutti, ci sta. Oh, crap! God, he's dead. Ma è lui? No, non so se è lui. No, ma non è lui, raga. Quanto cazzo sta il musicista? È questo, eccolo qua. È complicato, raga. Wow, qua li sparerei tutti, ma non so se ce l'ho l'arma. No. Aspettate, però sta.
Aspetta, fermo lui? No, non posso. Ma questa è un'uscita. Ma questa è un'uscita, ragazzi. Ma qua è... Aspetta, qua dove sono entrato? No, credo di no. Allora, usciamo un attimo, chiudi sta porta. Wow, raga. No, ma... mi è pieno pure fuori. No, pieno no. Pieno no, pieno no. Però sono troppi, raga, sono troppi. Sono troppi. Allora, aspettiamo un attimo, dai. Andiamo un attimo qui dove stanno gli altri. Ammazziamo qualcuno così già abbiamo la strada spianata. Beh, questo nessuno lo vede, no? Invece sì. Lo vede il tizio qua. Beh, posso anche fare così però, Aspettate. Salviamo un attimo. Vabbè, se crasha, raga, continua, cioè non posso fare la live di mezz'ora. Vediamo se fa presto. Ok, ho fatto presto. Il tizio dov'è? Di qua, minchia. No, raga, ma sono troppi. Vabbè, però se me ne vado per tipo verso la strada non dovrei avere problemi. Vabbè, comunque uno è morto, a posto. Non vedo una sega, raga, mamma mia. Troppo scuro. O qui? No, mica l'hanno visto. Può darsi, eh. No, 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 no. Che culo! Non è il musicista, lui entra. Chiudi. Buono. Li stiamo facendo fuori tutti, tranquilli, tranquilli. Possiamo qua. Però io devo capire dove sta il musicista ora. Sta di nuovo a cantare. Vabbè, ma il tempo che viene da me facciamo. Devo uccidere per forza prima il musicista perché sennò perdiamo un sacco di tempo. Quindi aspettiamo. Però in alto a sinistra vedo una lente di ingrandimento, non so se serve a qualcosa. Le posso prendere il corpo del tizio morto e la macchina. No, vabbè, si può fare quello secondo me. Nel caso faccio un salvataggio lì. Però se il musicista non si muove. L'ho aperta io. Yes. Allora aspettate, il musicista dovrebbe trovarsi all'incirca qui. Eccolo. Ti prego, entra. Vabbè, ora entra, ora entra. È lui, è lui. Entra? Dai, entra, abbiamo finito. Faccio finta che me ne vado. Post. Abbiamo fatto. No, chi mi ha... Guarda che stupido. Bello eliminato, scappa. Che stupido. Mi sa che devo cambiare vestiti, eh. Aspettate, sono diversi, giusto? No. Però aspettate, no, 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 i vestiti sono diversi, aspettate. Il tizio qua fuori aveva gli abiti diversi da me. No, non devo fischiare, mamma mia. Raga, mi imbroglio sempre con i tasti. No, cioè, gli stessi abiti. Vabbè, però... Boh, vabbè, manca... Cosa? Come ha fatto a vedere? Complicato sparare. Morto, raga. Beh, provo a lanciare il coltello. Ma sono morto, è un colpo, vabbè. Vabbè,
Vabbè, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Ci sta. No, in realtà è crashato qua ieri, quindi attenzione. No, raga, ma minchia, siamo così dietro. No, non abbiamo nemmeno ucciso il cantante. No, raga, non mi dite. Ah, no, vabbè, è stato meglio che non abbiamo ucciso il cantante, perché se no ci dava problemi. Wow, raga, però si è sminchiato tutto. Ma che stanno fatto a vedere? Vabbè. Niente, mo abbiamo più problemi di prima. Qui non c'è nessuno. Non c'è nessuno. A meno che non tornano indietro come Flash, ma non avrebbe senso. Cioè, voi andate a controllare un corpo, tornate subito. Infatti. Manca solo quel cazzo di cantante di merda. Io potrei pure ammazzarli loro con i colpi silenziati, però. Aspetta. Proviamo. Vabbè, abbiamo fatto. GG. Ancora più di questo, no? Ok, manca solo quel cantante di merda. Sta arrivando. No, appena entra gli chiudo la porta, non mi interessa. Ecco, vedete? Easy. Era la porta che mi ha rovinato. Ok, ora posso anche salvare. Ci siamo alla fine. E dovremmo aver finito questa fase, se riesco comunque a portare il corpo fuori. Però di base sì, perché ho ucciso tutti, quindi. Allora, dov'era il tizio? Oddio, ragazzi, non sapete che non mi ricordo. Sta al piano di sopra. No, 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 stava qui. Ecco qua. Corpo, solleva il corpo, andiamo. Carichiamo, va, forse è meglio. Eh no, bisogna caricare, raga. Perché se diventa un casino puoi portare il corpo fuori. Aspetta, bevo un attimo. Allora, fa rumore strano sto bottiglino. Cioè, continua a fare il rumore. Allora, dov'è il tizio? Minchia. Ma non era di qua. Forse per questo ho sbagliato. No, raga, aspetta, l'ho portato di qua. C'era il tizio fuori. Infatti. Dicevo io. Dicevo io c'era un problema. Ok, ora dovremmo stare tranquilli. Dovremmo, eh. Non vedo nessuno, dai. Ora dov'era? Di qua, di qua, prendi il corpo. Però forse è meglio che non c'è l'autosalvataggio, sapete? Perché con l'autosalvataggio potrebbero esserci dei problemi. Ok, con calma, tanto li abbiamo uccisi tutti. Però bisogna capire dove bisogna. Aspettate, dove possiamo portare? Ah, posso anche. No, è chiuso. Non posso farmi il giro, quindi devo forse uscire di qua. E qua sarà un problema. Qua sarà un problema. Però non c'è nessuno. Il problema è che non corre nemmeno. Niente. Mamma mia. Vediamo un po'. Spero che nel prossimo. Diciamo il prossimo. La anzi, la prossima missione sia più. Aia. Raga. Aspettate, c'ho un'idea. C'ho un'idea, c'ho un'idea.
male. Ok, dovremmo. No, aspetta, vedo un altro. Ah, è la tizia. Raga, la tizia, uccidiamola. Ma non so se questa può dare problemi. Uccidiamola. Non vorrei, però, che ne so io. Cazzo vuole? Che cazzo? No. Perché senza aspettisci? Senti, tesoro. Raga, devo. Raga, devo. Non la volevo ammazzare, però che devo fare? Coltello, però il coltello è utile, eh. Coltello secondo me è OP. Raga, penso che abbiamo finito qua. Se non esce più nessuno, stiamo a posto. Spero che non esca più nessuno. Vabbè, io comunque c'ho il. Ecco, posso vedere se c'è qualcuno così. Purtroppo però non posso tenerlo attivo perché ha una durata, che poi secondo me, vi dico proprio la mia, è una cagata sto fatto che c'ha una durata. Perché alla fine è come se fosse, cioè come se tu vedessi meglio i nemici, è una cazzata se tu me lo dai con, diciamo, un tempo, insomma, non so se avete capito. Vabbè, comunque qui non dovrebbe esserci nessuno, vabbè sì, però sono distanti, qui nessuno, a posto. La macchina dov'è? Di qua, è questa? Di un cazzo, ragazzi, ve lo giuro su Dio. No, bisogna camminare ancora. Vabbè. Eccola lì la macchina. Il problema è che è lento, raga, perché cioè, sta parte me la potevi, cioè, me potevi pure far correre un po'. Ok, dai, siamo arrivati. Ci aveva messo 20 anni però, tutto sommato. Ok. Nascondi, missione completata, let's go. Abbandona la zona, ok. Scappa, abbiamo fatto. Ma, raga, io vi dico proprio la sincera verità, vale la pena. Vale la pena per il prezzo che lo trovate ora, vale veramente la pena questo gioco. Creditemi, non vi dico bugie, vale la pena. Responsible for one thing, recruiting. That's all I ever did, man. How would you get orders or instructions? Most of the time, they were just written instructions, dropped out for me in garbage bags, always in different places. Then I'd tell the recruits where to go for pickup. Always along the highway, and my friend was standing soda bottle. I heard they were taking the training camps after that. Where are these camps? I don't even know where the recruits get picked up exactly. He's telling the truth. Undoubtedly. He's scared. They are concerned, but deep down they're just fearful of your voice playing. What's the thought of me? Agent Pavlova? Your contacts. Do they have any names? They're not stupid, man. Besides, even if I did, when I ratted on them, I'd take life in prison. How many did you speak to? What do they sound like? Are they CIA? I can't say any more, man. That's enough for today. Ok.
say anything useful? Not really. Just some new things for us to look into. Interrogating tomorrow. You always wait till tomorrow. Maybe the conspirators have postponed their plans till tomorrow too. Stop joking. Vabbè raga, c'ho un sonno. Macchina. Di nuovo in missione. Get started. That sounds nice, Vincent. Retirement. I'll get you there. Vincent, does anyone else know what was in Capello's documents? Just me, you, and Wesley. Good. Why is that? I trust everyone else. Just caution. Trust has nothing to do with it. See you back at the safe house. Ok, si va in missione nuovamente. Allora, beh, ne vedo alcuni da fare. Allora, aspettate un attimo. Allora, non vi muovete. Anche perché devo capire quante missioni mancano ancora. Non so se. Allora, Marco Cataldo, Calabria, raga. Catanzaro, bene. Poi, Calabria sempre. Domenico Mangaretti. Allora, in cassa la famiglia. Allora, con calma, voglio dire continua. Allora, armi, sempre questa. Queste però sono belle forti, non lo direi. Sì, ma ah, ecco qua, ecco qua. Eh no, stavo per dire, ma scusate, ma assalto niente? Rumore, precisione, precisione. Installabile, ma non so se posso, fatemi dire. No, vabbè, prendiamo normalmente, poi coltello sempre, ci sta, veleno, che poi il veleno non ho mai utilizzato, contiene una dose di veleno che provoca una morte veloce e dolorosa, trompeta magici di legno, colpire una sede per atterrare senza uccidere, può essere usato due volte, ok, un'altra pistola, ma a sto punto... Silenziatore, installabile, non disponibile. Mettiamo questa, dai. Anche se il veleno pure era buono, però. Ma. No, vabbè, la vedo più una missione con le armi. Vi dico, proprio la mia sincera opinione. Secondo me è più una missione con le armi. Allora. No, ma sta sedia fa. Cioè, non so se sentite. Ma sta sedia fa rumori assurdi. Cioè, quando l'ho presa, non faceva tutto sto rumore. Cioè già si è fatta calda st'acqua. Che assurdo. Allora, però quel problema è che io non posso proprio entrare così, mi sa. Quindi di base già dobbiamo prendere qualche abito nemico. E io ho già in mente da chi prendere quest'abito. Allora, innanzitutto salviamo, che se no ci fa ritornare indietro. E sinceramente non mi va. Ok. Innanzitutto
Già mi sa. Oh. No, abbassati. Ma chi mi sta vedendo? Ma chi è che mi vede? Ah, il tizio lì. Allora, innanzitutto, ecco, bisogna ucciderne uno per ora. Ma aspettate, forse ce la faccio. Sì, secondo me ce la faccio. Qua posso. Ah, aspettate, c'è il tizio lì. Si deve girare. Cazzo, sono un problema. Purtroppo lo stealth è così, raga, bisogna aspettare. Ma come fanno a vedermi? Provo. No, mi dico, ma come mi vedono? Forse dalla distanza. No. Fai presto, fai presto. Fai presto che uno si è alzato. Alzati. Allora, iniziamo a salvare perché già abbiamo l'abito perfetto. Raga, questo mi sa che basta. Questo mi sa che è difficile, come missione. Allora, anzitutto bisogna capire dove dobbiamo andare. Ok, già il numero 2 chi è? Elimina. Già lo potremmo uccidere, però non è il caso ora. Lo ucciderò alla fine. Allora, dobbiamo entrare nell'edificio. Iniziamo ad andare. Cioè, boh, non lo so, raga, io veramente, vi giuro, non lo so. Come fanno a sgamarmi? Cioè, è strano, io questo dico. Non lo so, raga, non lo so. Vabbè, comunque innanzitutto bisogna entrare qui. Io posso entrare perché ora ho anche l'abito. Anche se stanza numero 4. Piano numero 4. No, cazzarola, è chiuso. Così li dovrei ammazzare, però. Fatemi vedere un attimo una cosa. Qui c'è il numero 4. Possiamo anche farlo dopo. Ed è ciò che farò. Niente, niente, mi sgamano all'improvviso. No, se me si insospettiscono, non è che mi sgamano. Allora, chiusa. No, chiuditi porta. Allora, innanzitutto bisogna prendere l'ascensore. Perché qui non. Bisogna andare dritto. Qua. Minchia, ma che stanze enormi. Qui ci sono due. Allora salvo perché comunque già so qua dentro. Raga, devo salvare. Non importa se crasha. Preferisco che crasha che rifaccio la live piuttosto che. Non so, non salvo in determinati punti. Ah, ma sta a sinistra. Sta di qua. O sbaglio? No. No, raga, sta di qua, sta qua dentro. Ma che vogliono essi due? Sta qua. Posso entrare, merda. Devo vedere quanti colpi c'ho. No, ma no, aspetta, no, forse si può fare. Dai, dai, che è mio, dai, che è mio, dai, che è mio. Buono. Uno giù. Qua dietro c'è solo uno. Ma non so se posso. Ah, ma sono due. Diciamo così. Lo so, ragazzi, lo so che magari vi stancate di vedermi sempre salvare, però. Non voglio rischiare. Somebody help me! Top guards, we have intruders! No, hanno sentito. È rischioso. È rischioso. Torniamo indietro. Ma non è semplice sparare con quest'arma, perciò. Devo provare per forza ad ucciderli così. Dritti proprio. Somebody help me! Vabbè, non credo che. No,
No, infatti non ha sparato, perciò sono a posto. Conosci gli avvisi suoi. A posto. Ora il problema ora. No, ma mica li ha sgamati. Cioè, mica ci hanno sgamati. No. Lo salviamo un attimo. Ora bisogna entrare, però non so se questo mo fa casini. L'omertà. Omertà. Allora. Forza la serratura. Anzi, no, prima di tutto vediamo dov'è. Che cazzo? Raga, vedete? Bene. Allora, dov'è lui? Sta sul letto, mi sa che sta dormendo. Allora, uno molto semplice, dai. Allora, questo è quello in alto. Allora, in alto. Questo qui. E questo è un po' complicato. Allora, c'ha due buchi di qua. Ecco qua. Ma dov'è? Sta qua. Sta qua lo stronzo. Ma bisogna ucciderlo. Numero 4. Fatemi vedere obiettivo. Numero 4. Non lo so, raga, mi dice numero 4. Ah, no, 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 è questo, è questo, è questo. Non devo uccidere nessuno. Figo. Ok. Questo, raga, non so bravo a farlo, questo. Aspettate. Buono. No, dovevo girarlo. Che stupido. Ok, apri. Microfilm. Ok, stiamo a uno. Completato. Ora. Allora, questo è il primo piano. Secondo piano ce ne sono due. Raga, dobbiamo andare al secondo piano. Allora, innanzitutto fatemi vedere dove è l'ascensore. Allora, sinistra. No, dritto. Allora, dritto, allora, destra, sinistra, allora, destra. No, non è qua, eh. Sì, invece. Dritto, sinistra. Vabbè, stanno le scale, faccio con le scale, no? Sì, sì, sì. Ma non credo che qui ho problemi. Minchia, però è tosta, eh. Allora, innanzitutto bisogna andare di qua. Non so se qua mi fa passare. Oh, madonna. Ragazzi, abbiamo un attimo, perché la vedo un attimo complicata. Ne vedo un bel po'. Comunque, raga, vi volevo dire, sapete che sto iniziando a giocare a 7 Days to Die, che io già ho da molti e molti mesi, lo pagai 9 euro circa. Raga, lo sto rivalutando, è veramente un bel gioco. Cioè, il problema è che è inglese, io l'inglese non è che lo capisco chissà quanto bene. Allora, devo andare dritto e ci sono tutti e due. Quindi bisogna ammazzare. Fatemi vedere un attimo. Il problema è che secondo me non. Allora, proviamo. Me la faccio sta prova. Non mi domandate come ho fatto, perché è strano. Quei due. Uff. It's not funny anymore. Get up. Merda. Hey, we got a guy down over here. Io non vedo niente. Proviamo. Innanzitutto aspettate. Allora, 2 e 3. Qua che c'è? 2, 1. Ma uno che devo fare? Elimina. Quindi lo devo uccidere. Vabbè, easy. Facile. Facilissimo. Facilissimo. Poi. Che altro? Due. Che dovrebbe essere questo. Facile. Salvo. Raga, ma mi sto facendo sta partita proprio un amore. Cioè. Non lo so, forse ho capito il meccanismo del gioco e lo sto facendo più easy. Mi manca l'ultimo, ragazzi. L'ultimo è quello che stava fuori, giusto? No, che cos'è il seminterrato? Ma il seminterrato non devo fare niente.
È fuori che dovevo fare. No, piano terra, cortile. Sì, è quello fuori dal cortile che devo fare. Ok, allora togli qui. Allora, ora esco. Chiudo la porta perché sennò questi. Meno male che no, non ho visto niente. Allora, bisogna uscire. Non so. Aia. Cazzo. Raga, usciamo. Aspetta, 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 aspetta. Non so se posso. Mica mi sgamano. Ok, non mi hanno sgamato perché hanno chiuso la porta. Meglio avere questi abiti. Meglio cambiare sempre, perché sennò alla fine che ci sgama. No, raga, 2 euro veramente ha fatto bene sto gioco, non scherziamo proprio. Cioè, ha delle lacune, questo sì. Secondo me sì. Però non è fatto male. Vabbè, ma sta andando un po' a random, raga. Non so come si esce. Ah, di là. Il problema è come. Che qua è tutto chiuso. No, non posso proprio uscire. No, aspettate, devo andare per forza dove stavano le scale. Perché io le scale non sono sceso proprio giù. Sono salito. Poi di qua mi sa. Infatti. Di qua. Ok, fatemi vedere se mi ricordo bene la strada. Sì, era di qua. Di qua. Chiudi la porta affinché succeda qualcosa. Chiudi la porta. Allertata la tizia. Però bisogna vedere dov'è il. Raga, qua è impossibile. Qua non. No, cioè non. Spiegate. Cioè, ditemi come si fa qua. Perché è impossibile. Ecco, qua forse la difficoltà c'è. Minchia se c'è. No, raga, è infattibilissima sta parte. Cioè, come faccio? Cioè, guardate quanti ne sono. Però in realtà se li eliminiamo una alla volta. Aspetta, fatemi vedere innanzitutto dov'è lui. Che devo capire chi è. Sta entrando in piscina. Fatemi. Wow, immaginate qua spararlo. Ma però non lo vedo. Ah, è lui. Cioè lui. Raga, non posso fare niente. Devo forza ammazzare tutti. Ma come. Raga, ma qua non posso far scoppiare una sparatoria. Perché, cioè, è fattibile. Questo lo vedono sicuro, infatti. Perché sta venendo da me? Non lo so, raga. Fatemi dire, qualcuno che. Devo fare piccoli passi. Allora, la tizia lasciamola perdere, tanto problemi non ce ne va. Il tizio qua, già il primo. E qua non dovrebbe esserci nessuno a guardarlo. Infatti non c'è nessuno. No, così. Ma chi l'ha visto? Io questo voglio capire. Vabbè, fa niente. Dopo quando. Insomma. Devo capire dove ho salvato ora. Ecco perché vi dico è meglio salvare. Infatti. Vabbè. Teniamo questi abiti. Cioè, lasciamo questi abiti qui. Non importa. Lasciamo lì aperto. Tanto sti cazzi. Allora, questo è il primo piano. Secondo piano. È l'unica difficoltà il tizio. È quello. Cioè, infatti, vabbè, sti cazzi. Allora, innanzitutto iniziamo a vedere un po', dai. No, raga, devo farli fuori tutti perché sennò qua non andiamo avanti. Allora, qui ce ne sono tre, però non è importante. Allora, questo lo posso. Lo so di la pozzo. Lo posso ammazzare, ma in realtà posso ammazzarne un paio. Con la pistola a silenziatore. Il problema è beccarli bene in testa. No, in realtà sapete che posso anche evitare. Ma lo stanno guardando. Stanno guardando. No, ma non dovrebbe vederlo ora perché sto nascosto. Poi se lo vede, non lo so, ma non credo. Vabbè, allora questi possiamo anche lasciarli perdere. Mi interessava solo quello. Poi qui. È lui che lo vede. No, mi di. Tizio là sopra. Raga, qua dobbiamo stare un po' calmi, eh. No. Troppo tardi, raga, troppo tardi.
Fatemi vedere se ho salvato almeno. Mi sa proprio di no. Non crashare per piacere. No, ma non dovrebbe andare. Ok, è andato. Ammazziamo lui. Prima di tutto dobbiamo aspettare un attimo. E lui ha fatto. Ora c'era il tizio di qua. No, raga, aspettate, c'ho un'idea. Lasciamo perdere. Però voi direte, perché lasciare perdere? È perché mo arriva il tizio di qua, no? Quello lì si fa il giro. Aspettate, ecco, ma si fa il giro. Appena però il tizio di lì si gira anche lui. E quindi automaticamente girandosi entrambi non dovrebbe vederlo. Fatemi vedere. Infatti, come ho detto io. No, lo vede sempre. Niente, lo vede sempre. No, lo vede sempre. Me ne sta andando, me ne sta andando, bro. Senza sospettito, perché mi si è fatto rosso. Però guarda, cioè guarda e rallenta. Bianco, bro. Qua non può mai vederlo da ragazzi. Come lo vede? Cioè c'è il muro davanti che è alto quanto lui. Cambia pure abiti perché sinceramente con questi sto iniziando a diventare un po' sospetto. Raga, aspettate, c'è stata un'allerta. Allerta medio. Ma io vi ripeto, raga, per 2 euro ci sta tutto sto gioco. Però se lo dovete pagare già 10 euro, già vi dico di no, secondo me. Vabbè, pure 5 euro secondo me sembra ancora fattibile. Raga, sono rimasti in 3. Cioè, qua, onestamente. Ma oh, come? Come mi sta sgamando? Scusa, ma chi poi? Ma ragazzi. Allora, il problema sapete qual è? Io non posso fare, non posso allertare qua. Perché sono troppi. E ora voi direte, ma scusa, non sono troppi. Io fuori ne vedo 4, 5. È crashato, raga. Vabbè. Era scontato che crashasse. Allora, aspettate un attimo. Prima di riprendere, devo vedere un attimo quante parti mi mancano ancora. Perché se no, raga. Allora, aspettate. Allora. Anche perché se è quasi finito, lo finisco ora, no? Allora. Ma non credo. No, infatti manca un'altra ora e mezza circa. No, allora, aspettate, raga, io stacco e riprendo, faccio parte 2, che è purtroppo crashato. Allora, faccio spegnimento, spegni console.